compie agli 50 anni. Molti dei quali passati a essere raccontata per stereotipi dai tabloid, eppure di cose ne ha fatte Jennifer Aniston, l'attrice statunitense famosa soprattutto per il ruolo di Rachel Green nella serie TV Friends, compie agli 50 anni. Ha iniziato a festeggiarli sabato con una grande festa a Los Angeles, insieme a mezzo mondo di Hollywood. Gwyneth Paltrow, Katy Perry, George Amal Clooney. Reese Witherspoon, Robert Downey Jr., Barbra Streisand e le sue ex colleghe di Friends Lisa Kudrow e Courtney Cox, con cui, padre, è rimasta in buoni rapporti, i titoli dei giornali sottolineavano la presenza di Brad Pitt, che fu suo marito prima di esserlo di Angelina Jolie. Jennifer Aniston, nata el 11 febrero del 1969 a Los Ángeles, e figlia de arte, del attore di origine greca Ion Aniston, originariamente, Giannis Anastasakis, che cambio in Aniston per comodità, e dell'attrice Nancy Dow. Inició a recitar adolescente en el 1987 y arribó al suceso negli anni 90, soprattutto grazie a Friends, una del serie TV di Maggie suceso del tempo e di Sempa, che andò avanti per 10 stagioni, fino al 2004. Alle audizioni le era stato chiesto di leggere per il ruolo di Monica Geller, poi affidato a Courtney Cox, se a sua volta era stata scelta per interpretare Rachel, entrambe chiesero la parte dell'altra per maggiore affinità, ed entrambe la ottennero. Rachel è la protagonista bella e viziata, che cerca di entrare nel mondo della moda e intanto fa la cameriera da Central Perk, la caffetteria da si ritrova il gruppo di amici, e uno dei personaggi comici femminili più riusciti di sempre per anni ha fatto da modello alle protagoniste di film e serie TV successivi. Grazie a Friends Aniston ha vinto molti premi, tra cui un Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild. Soprattutto è diventata una delle attrici più famose e pagate di sempre, continuando a recitare in commedie e film romantici, tra cui Ti odio, Ti lascio, Ti, Vici di famiglia, Io. Nel 2006 diresse il cortometraggio Room 10, con protagonista Robin Wright, e nel 2008 fondò la casa di produzione Echo Films. Uno dei suoi ruoli più apprezzati è del 2002, In the Good Girl, nel quale interpreta una donna depressa per un matrimonio infelice e per la difficoltà di restare incinta, in molti scrissero che per intensità e realismo meritava un Oscar. Un altro è quello del 2014 Pulgadas Cake, nel quale interpreta un'avvocata di successo costretta a convivere con i postumi di un grosso incidente, e una del suerer parti drammatici. E anche in che l'occasione alcuni critici notarono come fosse sempre stata sottovaluta e ingiustamente relegata nelle commedie leggere. Ottenne una candidatura al Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico e una Ugly Screen Actors Guild Award. Gli ultimi suoi progetti sono stati collaborazioni con Netflix. A dicembre 2018 è uscito il musical Dumpling, di cui è produttrice e protagonista, mentre che stanno uscirando la commedia Murder Mystery. Con Adam Sandler, The First Ladies, Dab interpreta un'immaginaria prima presidente lesbica degli Stati Uniti. Sempar che stanno reciterà con Reese Witherspoon nella serie TV Top of the Morning, la prima con un ruolo da protagonista dai tempi di Friends.
Nonostante gli oltre 30 film, il successo, la bellezza e la ricchezza nel 2017 era al secondo posto della classifica di Forbes delle attrici più pagate a Niston e ancora per molti l'America Suffering Sweetheart. La fidanzatina de America con il cuore spezzato, un'etichetta che le hanno affibbiato un po' i giornali, un po' i fan, un po' il mondo del cinema che si è hasta nato a proporle che gli parti. E un'immagine che le si è incrostata addosso soprattutto dopo il divorzio dagli attore Brad Pitt, conosciuto nel 1998 e spassato nel 2000. Si viste Lula tradiva con Angelina Jolie sul set di MR per i primi anni furono la coppia di Hollywood, poi nel 2005 annunciarono il divorzio. E solo che, a volte, queste cose succedono, commento lei 10 anni dopo. Nessuno fece niente di sbagliato. Smith, o che la lascio perché lei non voleva figli. O l'epoca però i fans si spaccarono in te ama Niston e te ame Jolie, indossando maglietta sostegno dell'una o dell'altra, i giornali diga asip si tuffarono sulla storia. Descrivendo i simpatizzanti di Aniston come persone che vedevano in lei la ragazza della porta accanto, abbandonata per la diva irraggiungibile. Negli anni i tabloid si ostinarono a raccontare la sua vita sentimentale e in 25 anni le attribuirono moltissime fantomatiche gravidanze. Poi nel 2011 iniziò a uscire con il attore e regista Justin Theroux, nel 2015 lo sposo, a fine 2017 divorzio, e i giornali si accanirono di nuovo, scrivendo che era incapace di tenersi un uomo, o che era troppo egoista e carrierista per pensare ai figli. La figura pubblica di Jennifer Aniston è diventata un archetipo culturale, come le ha definita la sua socia della casa di produzione, Christine Hansu cui le America proietta. O ha proiettato a lungo, i suoi doppi standard per le dan, non riuscendole a immaginare felici se non con uomini e figli a fianco. Lei ha detto più volte di non avere il cuore spezzato, e spiegato che una storia non deve durare per sempre per essere stata felice, perché vogliamo un lito utile. Perché non sia e basta una vita felice, un costante cambiamento felice. Oltre a recitare, Aniston fa yoga, meditazione e box, a 20 anni scoprì di essere dislessica, ha sostenuto Barack Obama e Hillary Clinton alle elezioni presidenziali, le piacciono molto i cani.